Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Unboxiamo Scatole Magiche. Allora, questo mese è tornato a boxare, come facciamo di solito, la Super Kickbox, che è questa qua, vi faccio vedere così perché effettivamente l'altro è coperto. Super Kickbox, ragazzi, un po' più lunga del normale, un po' più stretta della solite scatole. La cosa importante è che in realtà le Super Kickbox cambiano forma a seconda del mese rispetto alle altre box che abbiamo trovato e sono abbastanza carine, abbastanza fighe. Vediamo un po', io sospetto che ci sarà tantissima roba bella e non so effettivamente quale sia il tema di questo mese. Credo che sia legato agli zombie. Perché? Perché ho visto un sacco di cose zombesche. No, il tema è Apocalypse, ok? Quindi principalmente tutto ciò che riguarda zombie in generale. E iniziamo con cose abbastanza tranquillo. Solito poster, ragazzi, che in teoria è un poster adesivo, quindi si può attaccare da qualche parte. Ed è molto carino che fa tipo brains. Potrei attaccarlo da qualche parte, è molto figo, molto bello. Chissà, magari lo attaccheremo da qualche parte. Poi troviamo una cosa da attaccare sul frigo che è Harrow a day keeps the walkers away. Tipo, sapete, tipo il walk, che sono in sostanza gli zombie. Vengono chiamati o i camminatori, quindi walkers, come vedete, o comunque zombie in generale. Sono tipo i non morti, quindi zombie. Poi troviamo questo coso che si attacca tipo in macchina. Presumo che sia il solito coso che ha un odore strano. Sempre se riusciamo ad aprirlo. Oh, l'odore di menta, ragazzi, a me piace un sacco la menta, per sapere questa cosa importante. Ed è buonissimo perché effettivamente l'altro si è consumato, quello tipo nella cazzo di Joker, quindi ehi, metterò questo adesso in macchina, un sacco figo. Poi troviamo tipo una semispilla, in realtà non è proprio una spilla, tipo col fantasmino, ok? Che dice keep away fantasmino in sostanza, perché tipo c'è il segno di sbarrato, insomma. E poi la solita piccola e fantastica spilla, che stavolta ovviamente ci dice Apocalypse, Super Geekbox, insomma, tutte le cose normali. Però mancano ancora due cose particolarmente importanti e particolarmente fighe, che sono un Dobbs che già conosciamo, però questa volta di The Walking Dead e la figura Darlene Dixon, che io in realtà non conosco perché non seguo la saga di The Walking Dead, quindi non so se è importante il personaggio principale, non lo so. Effettivamente c'è, come vedete, tipo da questa parte tutti gli altri personaggi. Io conosco soltanto il primo e credo il 64. In realtà sono 62, 63, 64, 65, quindi sono un sacco. Comunque no, non credo di conoscere nessuno di loro tranne il primo, probabilmente, che è il personaggio principale, il protagonista, insomma. Ed è abbastanza carino. Lo andremo ad aprire sicuramente. Lo andremo a mettere nella parte in cui ci sono gli altri Dobbs. Perché è un sacco figo. Anche se non conosco la saga, mi dispiace non farlo uscire dalla scatola. Quindi lo terremo da qualche parte fuori lì. Quindi ci sta. E siamo arrivati alla parte clou della nostra scatola, ovvero la maglietta. Ragazzi miei, la maglietta di questo mese è carina da un certo punto di vista. È un po' spoglia, però, sinceramente. Ed è questa, ok? In sostanza è tipo come se ti avessero colpito. E sapete, tipo, quando ti piace uno zombie o comunque gli zombie tipo hanno quelle cose pixelosi, però, ok? Ed è abbastanza carino effettivamente da vedere e da tenere. Comunque è una buona scatola, sinceramente. Dobbs, come sappiamo, tipo costa la maggior parte della scatola, e potete comunque acquistare la scatola sempre sul sito. Trovate qui sotto il link che vi porterà al sito per poterla acquistare, tutto quanto. E oltre a questo, le spedizioni più o meno sono quelle, sono più o meno sui 25, cioè 20-25 euro a spedizione, come le altre scatole che conoscete già. Ci vediamo presto con una prossima puntata della nostra serie di scatoliamo scatole belle con dentro cose nerdose. Da lì è tutto, ciao ciao e al prossimo video.